abbiamo fatto un'ottima prestazione, siamo scesi in campo cercando di giocare la partita che si doveva fare, nonostante le diverse assenze, perché anche qualcuno avevo più di qualche diffidato, appunto schierare dei ragazzi che hanno giocato poco in questo ultimo periodo, però alla fine abbiamo messo su una formazione che ha espresso un buon calcio, ho visto buone trame di gioco, abbiamo impensierito più di qualche volta la nocerina, siamo riusciti a passare in vantaggio, però poi abbiamo peccato su due palle inattive, abbiamo concesso una punizione a metà campo, ci hanno fatti saltare ingenuamente, è venuta fuori la punizione sulla quale Garofalo è stato eccezionale nel calciare, e poi su un calcio d'angolo abbiamo preso questo gol di testa, però ho da recriminare sulla marcatura del centravanti della nocerina, anche se secondo me dalla panchina si è visto una spinta, ma alla fine dovevamo essere più attenti sulle palle native, che poi sono quelle situazioni che in questa annata ci hanno penalizzato di più. Noi secondo tempo abbiamo spinto un po', qualche volta, più di qualche volta siamo riusciti a ripartire in contropiede, però abbiamo fatto le scelte sbagliate, ecco. Qualche volta di troppo abbiamo fatto la scelta sbagliata, siamo andati alla ricerca del 2-2 che potevamo ottenere con Carullo, ma non è stato preciso, è stato un gran cecchino Carullo in quell'occasione. Su una ripartenza nella parte loro abbiamo subito questo rigore che ha chiuso definitivamente la partita, perché poi la Nocerina ha saputo ben difendere la propria metà campo, la propria area di rigore, quindi siamo costretti a commentare questo ulteriore sconfitto. Perché avevo chiesto a Dungrede e a Cardone di giocare alle spalle delle loro mezzali, l'hanno fatto, quando c'è stata la possibilità di portare la loro linea difensiva l'hanno fatto, però alla fine credo che comunque si sono comportati bene i ragazzi, hanno fatto all'espresso un buon palleggio, certo è che potevamo concludere diversamente qualche situazione importante, soprattutto nel primo tempo. Pensiamo da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Bisogna elogiare tutto l'ambiente nerverde, dalla società alla tifoseria, passando per lo staff tecnico, lo staff dirigenziale e il gruppo squadra, perché da considerarci dei candidati seri alla retrocessione abbiamo smentito un po' tutti quelli che ci davano conto, abbiamo fatto un grande girone di ritorno, e quindi questo fa onore a noi, al nostro lavoro, alle nostre qualità, alle nostre competenze che sono venute fuori e sono, credetemi, sono tante, soprattutto quelle dei ragazzi che nel periodo clou, nel periodo decisivo non hanno mai mollato, hanno sofferto, sono venuti fuori, hanno risultati capaci perché hanno avuto la convinzione di essere una buona squadra, un buon gruppo. E quindi domenica dobbiamo chiudere questo grande, grandissimo campionato regalando un'enorme soddisfazione alla tifoseria nerovera.